Ciao ragazzi, benvenuti nel mio canale. Oggi continuiamo a parlare della nuovissima Marvel, parlandovi di questo cartonato con 5 storie americane al suo interno dedicate appunto a Carnage, cartonato uscito recentemente in fumetteria e che appunto uscirà ora non so con che periodicità e che appunto ci presenterà le avventure di Carnage. La copertina di questa ottimissima edizione brossurata e appunto in cartone, molto molto bella. Presenta le copertine di Mike Del Mundo. Mike Del Mundo, se avete visto la mia recensione di Weirwood, del tie-in correlato a Secret Wars, sapete che è un grandissimo disegnatore, è un disegnatore nuovo che c'è da poco e che merita grandissimo rispetto. Qui vediamo una delle copertine delle 5 storie contenute all'interno, veramente ben riuscita e il tratto di Del Mundo è veramente veramente eccezionale. All'interno dell'albo potremmo ammirare anche le altre copertine realizzate appunto per Carnage, che sono veramente uno spettacolo per gli occhi. E Carnage è una testata scritta da Jerry Conway e disegnata da Mike Perkins ed è una testata che io ho comprato alla cieca, cioè io non lo stavo aspettando, l'ho trovata in fumetteria e ho deciso di comprarla. Costa 14 euro, quindi un prezzo anche abbastanza abbordabile, e ci presenta appunto 5 storie della serie americana di Carnage. Di che cosa si parla in questa serie? Allora, Carnage, per chi non lo sapesse, è appunto il nostro signor Cletus Kasady, che è un serial killer, un assassino, che è stato, il suo corpo è stato posseduto appunto da un simbionte. Simbionte Carnage che è derivato appunto da Venom. Quindi da simbionte originale di Venom è nato Carnage. Da Carnage è nato Toxin. Toxin, che è un altro simbionte che al momento invece è diciamo legato a Eddie Brock, quindi al vecchio Venom. Quindi il nostro Flash Thompson, protagonista dei Guardiani della Galassia, ha in realtà il simbionte di Venom. Quindi troviamo il nostro Flash Thompson in missione con i Guardiani della Galassia nello spazio con Venom. E il nostro Carnage è appunto il nostro simbionte Carnage è su Cletus, mentre Toxin, che è il simbionte derivante da Carnage, è su Eddie Brock. Spero di essermi fatto capire e appunto così intanto vi ho focalizzato i personaggi. Che cosa succede? Il nostro Cletus va in giro appunto con Carnage, con questo simbionte, a uccidere gente, perché il nostro Cletus è un assassino, e noi troveremo appunto l'esercito e il governo creare una trappola appunto per tentare di fermare il nostro assassino, il nostro Cletus alias Carnage. Quindi in questa storia noi vedremo il governo che insieme a Eddie Brock, che ha un controllo appunto tecnologico dato appunto per non farlo unire al simbionte, quindi per non risvegliare i poteri di Toxin, tramite l'aiuto di Eddie Brock, il nostro Carnage viene richiamato in una miniera sperduta. In questa miniera l'esercito vuole intrappolare Carnage e arrestare appunto il nostro Cletus. Si faranno aiutare appunto, come vi ho detto, da Eddie Brock, e prepareranno un piano. Ecco qui Eddie Brock, che è controllato appunto perché Toxin non prenda possesso di lui e quindi non diventi troppo forte. Questi militari vogliono rinchiudere Carnage all'interno di queste miniere e vogliono catturarlo. Che cosa succede? A un certo punto della storia scopriremo che all'interno di queste miniere c'è in realtà una setta che ha visto in Carnage il loro idolo sacrificale per avere le chiavi del potere a livello mondiale per risvegliare dei demoni e delle creature ancestrali. Quindi a un certo punto la trama si trasformerà in una specie di gioco a tre, ovvero l'esercito vuole catturare Carnage e intrappolarlo in queste miniere. Succede un incidente, le miniere si bloccano, il nostro Carnage insieme a Eddie Brock, insieme a alcuni militari, restano bloccati all'interno di queste miniere. Sotto queste miniere ci sono appunto questi adoratori di questa setta che vuole risvegliare appunto tramite il sacrificio di Carnage questa entità ancestrale che venga fuori a dare a loro il dominio della terra. E quindi poi tutto quanto tutta quanta l'azione si sposterà appunto all'interno di queste miniere. Assisteremo anche alla liberazione del simbionte Toxin su Eddie Brock, perché quando la situazione poi si farà critica, che non ci sarà via di scampo, il nostro Eddie Brock riuscirà con la sua bella lingua a farsi togliere l'inibitore appunto che tiene lontano il simbionte da lui, e appunto Toxin verrà risvegliato anche su Eddie Brock. E Carnage si mostrerà molto molto interessato appunto a questo rito sacrificale atto a svegliare
questi demoni nelle viscere della terra, e ci sarà anche a un certo punto la comparsa dell'uomo lupo, appunto, che lavorava all'interno dell'esercito e che tenterà appunto di fermare anche Carnage. Quindi ci sono moltissime trame, un taglio molto molto horror di questa storia. Gli omicidi di Carnage sono tutti molto interessanti e appunto anche l'utilizzo di Eddie Brock in questa storia è molto particolare e molto interessante. Questi 5 albi compongono il primo ciclo appunto di storie di Carnage, che lo vedono appunto intrappolato in questa miniera nel tentativo di sopravvivere. Quindi la storia della setta si intricherà appunto alla storia dei militari, e il nostro Carnage appunto non vi dico che cosa farà, ma ne combinerà veramente di tutti i colori. Quindi una storia molto interessante, molto bella, non è decisamente un capolavoro, quindi diciamo che non mi ha fatto perdere la testa, però ci sono moltissimi omicidi, moltissimi combattimenti, molto interessante l'utilizzo dell'uomo lupo da parte dell'esercito appunto per fronteggiare il nostro Carnage, quindi delle scene di lotta molto molto interessanti, la psicologia del personaggio di Carnage del nostro Cletus è veramente veramente molto interessante, e Eddie Brock è una bomba che ha orologeria pronta per esplodere. Quindi un albo che, se amate le atmosfere horror e di combattimento, è un albo che fa per voi, e soprattutto si respira sempre quest'aria abbastanza horror e abbastanza claustrofobica di questa miniera, che è un'ambientazione veramente veramente interessante. Quindi la sceneggiatura del nostro Jerry Conway è veramente veramente eccezionale, come sono anche eccezionali i disegni di Mike Perkins, dei disegni molto molto belli. Non sono molto precisi sui volti, ma sono molto precisi per quanto riguarda le scene di azione e le scene horror. Quindi un disegnatore molto molto bravo e molto dinamico nelle scene d'azione. Carnage è disegnato molto molto bene, e sono disegnati anche molto molto bene tutti quanti i combattimenti e tutti quanti questi luoghi oscuri e cupi dati appunto dalla miniera. Quindi dei disegni che riescono molto bene a ricreare l'atmosfera horror che si vuole respirare in questa miniserie. Quindi una miniserie che vuole far paura e che vuole appunto avere dei riflessi oscuri e mistici appunto molto forti e molto ben riusciti appunto dal nostro Conway. Qui vediamo la setta appunto che vive all'interno di queste miniere, di cui l'esercito non era a conoscenza, e che appunto vede in Carnage un emissario appunto del loro dio delle tenebre. Quindi una storia veramente veramente bella, mi è piaciuta particolarmente. Vi consiglio di leggerla, non voglio spoilerarvi tanto, perché veramente questa è una storia che merita. I disegni, vi faccio vedere alcune pagine, mi sono piaciuti molto, forse un po' nei visi dei personaggi non mi hanno convinto del tutto, ma le atmosfere claustrofobiche e horror vengono ricreate da Perkins in maniera eccellente. Quindi se siete come me dei fan dei film horror, Carnage è la testata che fa per voi. Quindi ve la consiglio o non ve la consiglio, se vi piace l'horror compratela, perché è una testata valida. Con 14 euro vi portate a casa 5 storie americane, e in più all'interno ci sono anche tutte quante le copertine di Mike del Mundo originali, vediamo se riesco a farvene vedere qualcuna, che sono veramente uno spasso per gli occhi. E tutta la parte appunto dedicata ai militari, alle loro organizzazioni per tentare di fermare Carnage, il nostro assassino all'inizio della storia a piede libero che se ne va in giro a mietere vittime, è veramente veramente interessante. È molto bello vedere anche varie scamotage che si tenteranno di fare per togliere il simbionte dal corpo del nostro Cletus, e quindi è una storia che vi consiglio. Guardate questa copertina di Mac del Mundo, particolarmente eccezionale, guardate che tocco, guardate che tipo di disegno. Quindi Mike del Mundo è un disegnatore veramente stratosferico. Quindi il mio consiglio è: acquistate quest'albo, non è fondamentale, ma se volete leggerlo comunque male non fa, molto molto interessante. Fatemi sapere qui sotto nei commenti, come sempre, cosa ne pensate dei disegnatori, delle copertine e della testata in generale, se anche voi l'avete letta. Fatemi sapere qualsiasi cosa vogliate, i vostri pareri, le vostre opinioni sulla nuovissima Marvel, sul mondo della nuovissima Marvel e sulla Terra Prima. Fatemi sapere tutto qui sotto nei commenti. Iscrivetevi al mio canale per essere sempre aggiornati su tutte le mie recensioni, su tutte le nuove uscite della Marvel e della Sergio Bonelli Editore, per la gran parte, perché sono le testate che seguo di più. E lasciatemi qui sotto i vostri commenti, mettete un like a questa recensione se in qualche modo vi è stata utile, vi lascio il link qui sotto in descrizione della mia pagina Facebook, andate a fare un giro anche là, io posto tutto ciò che riguarda i fumetti anche su Facebook, quindi se volete passare mi fareste l'uomo più felice del mondo. Vi ringrazio per aver assistito a questa recensione e vi saluto alla prossima. Ciao ragazzi.